Ancora buon pomeriggio a tutti, come vedete abbiamo una bella coperta completamente giallorossa per i colori della nostra polisportiva Santa Maria. Lo abbiamo ricordato in settimana, società che ha aderito al filo della solidarietà in collaborazione con l'associazione Raffaele Tortora e con la parrocchia Santa Maria a Mare. L'incasso di oggi sarà devoluto a favore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. C'è anche la possibilità di fare delle donazioni se qualcuno volesse farlo, c'è la massima disponibilità. Insieme a me il presidente Francesco Tavassi, facciamoci un po' più avanti perché altrimenti perdiamo il segnale che arriva dalla tribuna. Dicevo, il presidente Francesco Tavassi, Don Roberto Guida e Catina Tortora dell'associazione Raffaele Tortora. Allora, Don Roberto, diamo prima a Catina la parola per spiegare questo bel progetto, anche perché pure nel corso abbiamo visto tutto abbellito. Buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra attenzione e la vostra presenza soprattutto. Molti di voi probabilmente si staranno chiedendo come mai una coperta in campo. Questa è solo una delle coperte che sono state realizzate dalle signore che in questi mesi hanno deciso di dedicare il loro tempo per una causa comune. Il Giorno della Solidarietà è un'iniziativa che l'associazione Raffaele Tortora, insieme con la parrocchia Santa Maria al Mare, sta portando avanti a favore dell'AIFC quest'anno, quindi a favore della fondazione che si occupa della ricerca contro il cancro. L'idea di realizzare una coperta dedicata ai colori giallorossi è a testimonianza del sentimento di riconoscenza e di appartenenza che nutriamo nei confronti di questa realtà sportiva. Quindi questa è l'occasione per ringraziare la famiglia Tavassi in particolare, ma anche tutta la dirigenza, la polisportiva, per aver saputo riportare in alto una realtà sportiva che rappresenta la nostra storia ma anche il nostro futuro, per l'importante lavoro di educazione che questa società sta portando avanti nei confronti delle generazioni più giovani, quindi educandole al rispetto, al gioco di squadra, e quindi per questo siamo davvero molto grati. Il filo della solidarietà, dicevo, è un filo che ha tenuto unite tante realtà. E il presidente Tavassi, Alfonso, la polisportiva, da subito hanno voluto far sentire viva la loro presenza, addirittura rilanciando l'offerta, il nostro invito. Quindi non solo una percentuale dell'incasso, ma l'intero incasso di questo match sarà devoluto alla causa. Quindi veramente siamo molto bravi. Quindi questa è solo una delle coperte che servirà di allestimento alla 3 giorni di solidarietà che ci saranno il prossimo 29, 30 aprile e 1 maggio. Vogliamo invitarvi a partecipare, è importante la partecipazione di tutti, quindi per sabato 29 vi invitiamo a condividere con noi un aperitivo sotto le coperte in collaborazione con i bar del corso. Anche lì c'è stata l'adesione da parte dei bar, quindi il ricavato, parte del ricavato sarà devoluto all'AIFC, mentre domenica ci sarà la possibilità di condividere un pranzo e una cena insieme, e gli stand gastronomici sono a cura delle associazioni del territorio. Quindi veramente un lavoro di squadra che diciamo rende onore al nostro territorio e ad una causa importante. Quindi vi invitiamo a partecipare il 29, 30 aprile e 1 maggio a queste giornate. E io voglio ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Ne approfittiamo per regalare al presidente Magara il gagliardetto al presidente, il gagliardetto realizzato a mano. Voglio il ricordo di questa collaborazione, chiamiamola così, e voglio ringraziare Giovanna Ferri che si è occupata della realizzazione di questa coperta con amore, e quindi siamo tutti grandi tifosi della polisportiva, quindi speriamo che possa portare fortuna. Va bene, passo la parola al presidente. Grazie a tutti. Grazie a questo.
associazione che mi riempie di orgoglio, perché voi sapete che la Polisportiva, quando viene chiamata per sostenere iniziative di qualsiasi tipo che possono portare beneficio, sollievo e attenzione al nostro territorio, ai nostri giovani, la Polisportiva c'è. Quindi grazie all'associazione Fortuna, alla tua associazione, cara Catina, e invito un po' tutti i tanti tifosi della Polisportiva a attivare attivamente in questi tre giorni per donare laddove possibile per una causa così bella e così importante come quella della possibilità che con queste riusciremo tutti presto, speriamo, a vincere, a sconfiggere tanto. Grazie a tutti, e voglio anche pensare l'anno prossimo gli altri dirigenti, che ovviamente questo sarà il nostro tema per il prossimo campionato. Quindi partiamo da questa idea e da questa bellissima coperta. Grazie, adesso passo la parola a Don Roberto, che anche lui tanto sta facendo una parola per il nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie di cuore per questo momento. Semplicemente, oltre a che Catina ha egregiamente detto, semplicemente l'invito a crescere nella solidarietà. Una comunità cresce quando è una comunità solidale, quando fa esperienza di questa solidarietà vera, fatta di sentimenti, fatta di amore e fatta di valore. Grazie di cuore al nostro presidente, perché la comunità si identifica anche nella Polisportiva Santa Maria. Lo ringrazio perché di fatti è un'apripista rispetto a questo sentimento di solidarietà. Quindi grazie di cuore, e anche questa esperienza che vi vede sempre e Figli di Uniti possa essere un'esperienza che al di là del rumore di tanti italiani santi che tante volte sentiamo, e speriamo che nulla succeda altri, possa essere un'esperienza davvero di solidarietà bella, di affatti di amicizia, di paternità, ma soprattutto la necessità di costruire qualcosa di bello insieme. Grazie di cuore e grazie. Ma ora tutti noi ci spostiamo, perché a minuti comincia il secondo tempo. Grazie ancora.